Vai. Diario, 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 nelle pagine scritte con la penna del cuore. Diario, diario. Caro diario, oggi è stata una giornata straordinaria. Ho imparato un sacco di cose sulle persone che vengono dal Nord Africa. Sentiamo. Praticamente è successo questo. Ah, sono le 10 e il bus è in ritardo come sempre. Tutta colpa di mia moglie, che da quando fa quella cura che gli ha consigliato il suo medico boliviano, dorme fino a tardi. E poi la sera vuol sempre parlare. E fuma. E beve. Ma che razza di cura è poi? Io le tisane le bevo, mica le aspiro con le narici. Ah, vabbè, ecco il bus. Oh, permesso. Uè, si è accorto che quel Mao Mao le ha sfilato il portafoglio? E io? Ma non scherza, fatti i cazzi tuoi, eh. Ma non ho più il portafoglio. Ma l'ha preso lei veramente? No. Io marocchino. Accidenti, allora l'ho lasciato a casa. No. E poi perché questo signore avrebbe dovuto prendermi il portafoglio? Razzista che non è altro. Ma come? Ma si vede che è un Mao Mao, la borseggiata, pirla! Ma io non ho la borsetta! No. Mica sono un omosessualico! Ma che gente! Oh, orologio bello a avere tu, eh? Grazie, è un regalo di mio nonno. È costosissimo, è un Rolex. Voi li avete a Marrakesh? Scusami, io ho inciampato. Niente, non si preoccupi, signore del Marocco. Anche a me capita di inciampare da fermo immobile, attaccato con tutte e due le braccia e senza motivo. Già che sono in ritardo, che ora abbiamo fatto? È il mio orologio! Dov'è finito il mio orologio? Cosa dire? È il mio orologio Rolex, costosissimo! È regalato da mio nonno! Uè, come glielo devo dire? Quel mamao la sta ripulendo! L'orologio ce l'hai in tasca, l'abbiamo visto tutti! Guardi, aspetta un attimo! Cosa fare? No, non toccare! Ma quelli sono il mio orologio e il mio portafoglio! Perché li aveva in tasca lei, signore del Marocco? Tu sbagli, io uguale a tu, eh? Ma è incredibile! Ma no! Pensa a te, è proprio uguale! E anche il portafoglio! Ha le stesse macchie di sangue del naso di mia moglie! Sa, lei arrotola le mie banconote e le mette nel naso per curare la sinusite! Dice che la carta dei soldi assorbe! Infatti, dopo cade sempre la polvere! È come se si seccasse! Miracoloso! Oh, Madonna, che ciula! Ma che ciula sei! La sta rapinando! Scusami, io devo scendere, eh? Qua mi è fermata! No, aspetti! Non vada via! Un caso del genere lo devo raccontare a mia moglie! Aspetti che le telefono... Il cellulare! Senta, io devo scendere, eh? No, aspetti! Se per cortesia mi fa fare una telefonata a casa, che controllo se ho lasciato là le mie cose! Posso? Va bene, se tu insiste, ecco telefonia! Accidenti! È uguale al mio! Guarda! C'è la foto di una donna uguale a mia moglie sul salvaschermo! È pazzesco! Immagino sia la sua signora! Sì. Appena dico a mia moglie che in Marocco c'è una donna identica a lei, chissà come ci rimane. Abbiamo tante cose in comune, pur venendo da posti così diversi. Senti, vorrei invitarti a casa mia a fare una cena e presentarti mia moglie. Ci vieni? Ti faccio vedere gli altri orologi che mi ha lasciato mio nonno. Sì.
Wow, che figata! A stasera allora! Guarda, pirla, ma sei serio? Vai che il Maruba ti ha fregato tutto, scemo! Se lo porti a casa tua ti forte via anche i reni! E la finisca, razzista di merda! Io li conosco i marocchini. Ogni giovedì vengono a casa mia a decine, quando sono in ufficio, a imparare la lingua da mia moglie. Ma no. Che non è come lei, è una che si offre al prossimo. Certo. Mm. No, tu non puoi essere vero, non ci credo. Non puoi essere vero. Wow, grazie! Che bel complimento! Hai capito, caro diario? Ho conosciuto un ragazzo del Marocco, tanto gentile. E abbiamo una cifra di cose in comune. Stesso orologio, stesso portafoglio insanguinato. Persino le nostre mogli sono identiche. Poi, la sera, è anche venuto a cena. E si è chiuso in bagno con mia moglie per 2 ore a imparare l'italiano. Ma prima si deve essere sentito malissimo. Ha sputato tantissime palline e mia moglie è impazzita dallo spavento. Ha voluto analizzarle tutte, tutta sola, chiusa in camera. PS. Comunque non volevo dirglielo per educazione, ma la mia di moglie è molto meglio, perché dalle foto sul display del suo telefono uguale al mio, la sua ha proprio la faccia da zoccola. Ciao caro diario, a domani. Diario, diario, diario.